Salutiamo subito il Presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Bentornato, Presidente. Grazie. A lei buonasera. Grazie molto. Saluto allora, anche l'onorevole Bitonci. Signor Presidente Massimiliano, ciao. Vi salutate. Noi ci conosciamo da una vita, abbiamo una certa confidenza. Lo so. Presidente, Lombardia, Veneto, Piemonte, allora premono per partire subito, diciamo partire prima del previsto, il 4 maggio, si dice, qual è la sua posizione rispetto alla data in cui si ipotizza di tornare a produrre, insomma a far ripartire diverse attività? Guardi, io penso che sia utile anche prima del 4 maggio iniziare ad aprire determinate attività in sicurezza. In sicurezza cosa vuol dire? Ovviamente garantendo l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, quali le mascherine, le distanze interpersonali fra le persone, però è importante farlo intanto per dare la gradualità anche, e quindi capire anche l'impatto che c'è. Oggi gli ospedali in Friuli Venezia Giulia, anche in Veneto, in grado di assorbire le esigenze sanitarie e quindi si può quasi testare come funziona questo tipo di approccio alla ripresa delle attività lavorative. In secondo luogo, perché la mia preoccupazione è che se la sanità ovviamente è primaria, il diritto alla salute è primario, io non vorrei che dal 4 maggio, non è che le imprese non aprono perché c'è il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma non aprono perché non hanno più la forza di farlo, e a quel punto si trasforma da emergenza sanitaria a emergenza di carattere economico e lavorativo, e in questo caso ovviamente i drammi si sommerebbero. Quindi bisogna utilizzare quel senso di responsabilità di garantire la salute in assoluto, e quindi ovviamente tutti devono avere la massima attenzione nelle distanze sociali, nelle mascherine ed altro. Dall'altro lato però bisogna cominciare a riprendere la vita lavorativa. Presidente, Friuli Venezia Giulia, i positivi salgono a 2616, più 72, i decessi più 5 sono 217, a Trieste soprattutto una popolazione piuttosto anziana, ci sono tante attività commerciali anche legate al turismo, credo che dal punto di vista economico e turistico sia una catastrofe da quelle parti. Sul turismo è un dramma ovviamente, noi fortunatamente siamo, come dati dei contagi, dei morti, siamo riusciti a fermare in modo consistente l'epidemia, grazie anche alla possibilità di limitare, prima addirittura di avere il primo contagio, gli spostamenti, chiusura di scuole, università, e questo ci ha permesso anche per, diciamo, i comportamenti virtuosi dei cittadini della mia regione, come sta avvenendo in Veneto, un maggior controllo dei contagi. Anche come terapie intensive, noi abbiamo 99 terapie intensive destinate a Covid, ne abbiamo occupate 26, anzi le abbiamo diminuite per dare posto alla subintensiva, perché abbiamo, diciamo, dei numeri, siamo potenziati moltissimo. Detto questo, però, dal punto di vista turistico è estremamente complicato, perché io voglio vedere anche dalle altre parti, ma indifferentemente anche negli altri paesi, chi si muoverà per il turismo, e abbiamo nostre aree che vivono di turismo e devo dire portano PIL alla regione. Voi pensate cosa vuol dire per una regione, per esempio la mia è una regione a statuto speciale, io la sanità non la pago perché mi trasferiscono soldi allo Stato, la pago con quanto è prodotto in Friuli Venezia Giulia, tratteniamo una parte e con quello paghiamo sanità, principalmente le grandi spese sono sanità, trasporto pubblico locale e i comuni, i nostri comuni li paga la regione. Voi pensate, con un crollo del genere, che noi lo quantifichiamo intorno ai 500 milioni di euro, che dramma potrebbe essere anche per garantire l'attività ordinaria. Infatti quello che ho chiesto al governo, perché la nostra regione, in più delle compartecipazioni che già lo Stato si tiene, noi diamo un contributo straordinario allo Stato, che in un momento ordinario serviva, diciamo, per compartecipare anche noi al debito pubblico ed altro. Ma adesso penso sia sbagliato che ci chiedano questo contributo in più, perché questi soldi oggi servono non per fare misure straordinarie per lottare all'emergenza economica, ma per tenere aperti gli ospedali e garantire il trasporto pubblico e garantire i soldi ai comuni. Presidente Fedriga, su questo voi che notizie avete per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, l'edilizia? Noi siamo partiti, devo dire, oggi abbiamo dato l'annuncio che riapriamo 150 cantieri legati a Vaia, sì. Cioè quelli che stiamo ancora, ovviamente l'altro anno abbiamo iniziato, continuando a costruire. Per quanto riguarda l'edilizia in genere, noi abbiamo fatto già domanda al governo, perché questo deve essere chiaro: per la riapertura di catene produttive non può la regione, che sia Veneto, Friuli Venezia Giulia, autonomamente determinare l'apertura. Questo non perché lo decide Fedriga o lo decide Zaia,
ma perché l'ha deciso il governo con un decreto legge dove dice esplicitamente che le regioni possono solamente mettere in atto misure maggiormente restrittive, non di aperture. Ovviamente noi abbiamo in confronto col governo e penso che l'edilizia, ma penso a tutta la filiera del mobile, penso alla moda, sia necessario aprirli, come dicevo prima, antecedentemente a maggio. E quindi su questo, notizie che ho io lunedì, potrebbe essere che un DPCM nuovo venga emanato e mi auguro che su questi tipi di filiere si possa fare un ragionamento di apertura, perché oggettivamente immagino i cantieri all'aperto, penso che quelle misure di sicurezza sanitaria di cui parlavo prima si possano garantire, del distanziamento, i dispositivi di protezione individuale, e quindi mi auguro che presto possa ripartire. Ribadisco, in sicurezza, il motto deve essere riaprire in sicurezza. È verissimo, riaprire in sicurezza, e questa è anche la linea del governatore Zaia, insomma, quando si parla di riaprire le imprese. Sentiamo il presidente Fedriga. No, ma guardi, su questo io credo che intanto i 25.000 euro ho paura che, come dicevano l'onorevole Bitonci, non sarà così facile che la gente li prenda e che le imprese le prendano, quindi io partirei da quello. Il secondo passaggio, secondo me e dal mio punto di vista, è cercare, bisognerebbe in realtà non incominciare a dire vincoliamo una cifra o l'altra, bisognerebbe fare come fanno altri paesi europei, e penso che la soluzione sia quella di dare soldi a fondo perduto. E io ho visto cosa succede in Germania, cosa succede in Svizzera e in altri paesi, là si danno dei soldi a fondo perduto, perché in questo momento noi pensare di, cioè non si risolve il problema di una soprattutto del piccolo impresa, del piccolo artigiano, del piccolo commerciante, facendolo indebitare ancora di più di quanto già non è, perché ovviamente già nell'attività ordinaria viene indebitato. In questo momento noi dobbiamo capire una cosa in modo molto chiaro. Non esiste il saldo di finanza pubblica da tenere se le imprese scompaiono. Non so se è chiaro anche a livello nazionale a tutti. Noi possiamo anche fare i rigoristi adesso, spendiamo poco, stiamo attenti. Il risultato è che se non ci sono più le imprese dopo a pagare le tasse, altro che saldo di finanza pubblica, non abbiamo più il paese. Quindi non è soltanto un problema degli imprenditori, di chi lavora in quelle imprese, del privato. È un problema del pubblico, perché il pubblico, noi paghiamo la sanità, paghiamo i trasporti, paghiamo i servizi essenziali ai cittadini grazie alle tasse che pagano le imprese. Noi paghiamo il debito pubblico grazie alle tasse che pagano le imprese. Se quelle imprese non ci sono più o si riducono in modo drammatico, significa che il debito pubblico schizzerà in alto, non perché diamo un aiuto alle imprese, ma perché non abbiamo più soldi per pagarlo. Allora, o entriamo in questa concezione dove per salvare il paese è necessario salvare le imprese e i posti di lavoro, anche per salvare il paese dal punto di vista dei conti. Oppure se qualcuno pensa di ragionare sempre con la vecchia logica, teniamo stretti i cordoni della borsa perché dopo c'è l'Europa che dice che superiamo troppo il rapporto deficit-PIL, il risultato sarà che quel rapporto lo superiamo, le imprese chiuderanno e non c'era più un futuro per questo paese. Anche perché paghiamo una montagna di tasse, abbiamo un residuo fiscale di 15 miliardi che non si sa bene dove finisca. Presidente, come si stanno comportando i triestini e gli abitanti del Friuli Venezia Giulia rispetto anche alle restrizioni che lei ha deciso? Io ho visto delle immagini, per esempio, della barcola, cioè del lungomare Trieste, dove non c'è un'anima. È sempre così anche in questi ultimi giorni? Devo dire che si sono comportati molto bene. Infatti, guardi, i numeri che lei citava prima dei contagi in Friuli Venezia Giulia, noi siamo una delle regioni che più ha tenuto la situazione dei contagi e dei morti, anzi, datoci che siamo la regione che è migliorata di più, non è dovuta alle ordinanze di Fedriga. Guardi, lo dico con chiarezza, io ho cercato di farle e forse sono stato anche fortunato, ma è dovuta al comportamento responsabile dei cittadini. Vuol dire che c'è la responsabilità reciproca in Friuli Venezia Giulia di tutelarsi a vicenda e di tutelare la salute a vicenda. E capisco benissimo, guardi, e non è da banalizzare anche lo stress che provano le persone, oltre ovviamente dal punto di vista lavorativo, che è quello più drammatico, ma anche nella vita quotidiana, vuol dire stare a casa, non poter uscire, vivere di restrizioni, lo capisco benissimo. Però è chiaro che queste restrizioni sono compensate dal fatto che servono a garantire salute e magari riaperture, quindi lavoro. E dunque devo dire che il senso di responsabilità è stato enorme, ovviamente qualcuno che ha fatto il furbo c'è stato, ma una piccolissima minoranza. E i numeri che oggi vediamo in Friuli Venezia Giulia non sono merito di Fedriga, ma dei cittadini della mia regione, che sono orgoglioso di dirlo, che sono stati molto ligi, ma non alle regole, molto ligi verso se stessi e verso il prossimo, e verso i propri vicini di casa, verso i propri concittadini, e dunque questo ci ha permesso di avere ad oggi dei numeri molto buoni. Parlo di oggi perché con questo virus fare previsioni è sempre difficile, è un virus su cui la scienza conosce poco,
devo dire, se permette, che anche la scienza ci ha dato pochissime armi, parlo di quella internazionale, per affrontare, perché mi scusi se lo dico, ma le sembra normale che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è presente in Cina e ha visto quello che succedeva in Cina, non abbia avvisato nessun paese occidentale, per esempio, di fare acquisti di ventilatori, di ampliare le terapie intensive, di comprare mascherine, di comprare FFP2, FFP3 e di organizzarsi? Io non dico, io capisco che il virus nuovo sia difficile da comprendere, ancora adesso non c'è il vaccino, non ci sia il vaccino, però perlomeno quello che succedeva in Cina, si vedeva una richiesta enorme di questo tipo di, diciamo, di forniture per affrontare il virus, c'è stato il silenzio assoluto, quindi c'è una responsabilità. Guardi, io mi affido molto più volentieri ai miei medici, ai miei clinici, ai miei laboratoristi per prendere decisioni che ascoltare quello che dice l'OMS, perché l'OMS purtroppo ha fatto, diciamo, ha avuto delle lacune importanti. Ci hanno detto le mascherine non servono a niente, poi ci hanno detto le mascherine servono, ci hanno detto la pandemia non avverrà mai, poi è stata presa tutta Europa in modo drammatico, ci hanno detto tutto il contrario di tutto. E quindi su questo io penso che qualcuno, anche alla fine di questo, deve prendersi le responsabilità. La politica deve fare le scelte, giustissimo. Però dall'altra parte, chi viene pagato per avere il supporto scientifico deve cercare di dare, nei limiti del possibile, non pretendo che su un virus nuovo si possa sapere tutto, ma perlomeno sulle cose che si sono viste, e in Cina si sono viste, dare delle risposte perlomeno perché gli altri sistemi sanitari possano organizzarsi. Molto bene, io ringrazio molto il presidente Massimiliano Fedriga e l'onorevole Massimo Bittonci per essere stati con noi. Grazie, un saluto a tutti. Grazie, buon lavoro e a presto. Grazie.